Siamo con Domenico Lazzazzera, capogruppo di FLI in Consiglio Comunale, per un primo bilancio dell'attività in Consiglio e dell'attività del FLI in questi primi 9 mesi dalle elezioni comunali di Pisticci. Ma il bilancio di Futuro e Libertà per l'Italia è sicuramente un bilancio positivo. Ovviamente sono la persona meno adatta a tracciare un bilancio dell'attività di Futuro e Libertà per l'Italia, essendo io il protagonista e l'unico rappresentante in Consiglio Comunale. Però va detto che sicuramente ci siamo distinti in impegno, in mole di attività e di proposte che in maniera piuttosto scevra da condizionamenti ideologici abbiamo posto all'attenzione del sindaco e dell'amministrazione comunale per cercare di dare il nostro contributo alla soluzione dei tanti problemi aperti sul territorio della nostra comunità. Voglio ricordare che è stata una nostra iniziativa quella di portare il Consiglio Comunale a discutere dell'inquinamento del fiume Basento e anche delle problematiche ambientali, delle tante problematiche ambientali aperte sul territorio di Pisticci, ancora la questione legata alla chiusura dell'ospedale di Tinchi, da un anno che aspettiamo di tenere un consiglio comunale che discuta finalmente del piano sanitario regionale che ancora non c'è e di quali prospettive si aprono, se mai ci saranno prospettive futuro per quella struttura che è rimasta praticamente una sorta di stadio di limbo, per cui aspettiamo e sollecitiamo continuamente al sindaco e al presidente del consiglio comunale di discutere in consiglio comunale, magari con la presenza dell'assessore regionale, del nuovo dirigente dell'ASM, sul futuro dell'ospedale di Tinchi, se mai avrà un futuro questo ospedale. E poi ancora sui problemi legati alla discarica, alla gestione della discarica, alle troppe ordinanze così che in maniera abbastanza disinvolta il Presidente della Giunta regionale ha prodotto per autorizzando di fatto lo smaltimento di rifiuti prodotti altrove nel territorio del Comune di Pisticci. E poi ancora abbiamo posto all'attenzione dell'amministrazione comunale il problema, lo scandalo, quello che giustamente qualcuno ha definito il vero e proprio scandalo della gestione, dell'affidamento e della gestione della piscina comunale a Marconia, una situazione di fronte alla quale io mi auguro che l'amministrazione comunale sappia comprendere la gravità degli atti prodotti in verità molto anche dalla politica che attualmente amministra il comune di Pisticci e da una serie di funzionari impiegati che in maniera eccessivamente diligente probabilmente hanno fatto operazioni che non avrebbero dovuto fare, producendo un danno presunto di circa 2 milioni e più di euro al patrimonio dell'amministrazione comunale. Io mi auguro che questa vicenda si chiuda rapidamente e che il Comune rientri immediatamente nella disponibilità del bene piscina, altrimenti noi corriamo veramente il rischio di perdere questa struttura e di continuare a pagare un mutuo per 1 milione di euro, oltre ad aver versato i soldi che sono stati già versati, senza avere poi la disponibilità del bene e di arrivare da qui a 10 anni per ottenere poi magari, se mai avremo giustizia dai tribunali, per avere una struttura che non sarà più funzionale, non sarà più all'altezza del compito per svolgere le funzioni per le quali è stata realizzata. Per cui l'invito all'amministrazione comunale che ripropongo in questa sede è quello di accertare la responsabilità, di definire quanto prima la situazione, di rientrare immediatamente nel possesso della struttura, ma di individuare anche le responsabilità di chi ha sbagliato, perché ci sono delle gravi corresponsabilità sia politiche che amministrative, responsabilità che una volta per tutte devono essere accertate e che chi ha sbagliato deve pagare. Poi ancora abbiamo sollecitato il ripristino delle attività dei lavori pubblici, il regolamento urbanistico è fermo praticamente da sempre, non è stata mai avviata una sorta di concertazione di attività al fine di arrivare a un'approvazione e anche al completamento dell'iter burocratico attraverso l'approvazione da parte degli organi regionali di un regolamento urbanistico che ci consenta finalmente di ritornare a costruire a Pisticci e a Marconia e perché no anche nelle aree cosiddette di insediamento per attività produttive. Immaginate soltanto per un attimo che l'attività più banale, quale quella appunto di un centro commerciale o di una struttura commerciale, oggi a Pisticci, nel territorio di Pisticci, non troverebbe ospitalità poiché non ci sono aree disponibili per accogliere questo tipo di attività.
Siamo stati presenti, abbiamo segnalato al sindaco che è stato dirigente in questa vicenda, ma anche al prefetto e all'Istituto Autonomo delle Case Popolari, all'ATER, il problema di Camerino. Ora vogliamo sapere se ad esempio sono state avviate delle indagini da parte della magistratura, se sono state individuate delle responsabilità, se sono state effettuate delle denunce, soprattutto vogliamo tranquillizzare gli altri abitanti delle altre palazzine di quella zona di via Camerino, se effettivamente sono al riparo da possibili problemi di carattere statico che quelle palazzine potrebbero avere, così come è successo nella palazzina che è stata sgomberata, per la quale appunto saranno necessari gli accertamenti e gli interventi di consolidamento, se non addirittura l'abbattimento. Siamo stati presenti, abbiamo segnalato all'attività dell'amministrazione comunale la necessità di aprire finalmente a Pesticcio un campo di calcetto dove i giovani possono andare a giocare, a divertirsi, a praticare questo sport e questa disciplina. Siamo stati vicini, solidali, abbiamo portato il presidente Fini a Pesticci e l'abbiamo impegnato anche tutto il partito, il futuro Libertà per l'Italia, ci sono documenti alla mano, che sosterrà la battaglia di Pesticci in difesa della sezione distaccata del Tribunale. È una vicenda importante, è un presidio di fondamentale importanza che Pesticci non può e non deve assolutamente perdere, per il quale noi ci batteremo fino alla fine. E ancora abbiamo posto all'attenzione dell'amministrazione comunale anche il problema legato alla sicurezza del territorio a seguito delle note vicende criminose che purtroppo si sono registrate, da rapine a furti continui che si verificano negli appartamenti dei nostri concittadini, soprattutto a Marconia, lì dove abbiamo chiesto da tempo, già dal 2008 quando ero in amministrazione, chiedemmo di trasferire il commissariato di pubblica sicurezza a Marconia, proprio per meglio rispondere alle esigenze di presidio di un territorio sicuramente più complesso rispetto a Pesticci Centro, dove comunque rimaneva e rimane, deve rimanere il presidio del comando di compagnia dei carabinieri. A tal proposito io mi auguro, abbiamo sollecitato anche il ritorno del distretto sanitario di base a Pesticci Centro. Abbiamo disponibilità di immobili, c'è la possibilità di riportare il distretto sanitario a Pesticci Centro, ci sono tanti immobili, basta semplicemente cercarli per trovarli. Io mi auguro che il sindaco si attivi quanto prima, perché sono passati già troppi mesi da quando aveva ipotizzato, credo anche attraverso il riconoscimento di un finanziamento da parte della Regione di 700.000 euro per il ripristino dell'ex mattatoio e quindi allocare in quella sede il distretto sanitario di base. Io non credo che quella sia la sede più adatta, però se effettivamente riuscite ad ottenere quel finanziamento, partano pure i lavori per ristrutturare quella sede. Nel frattempo si possono trovare soluzioni alternative, ad esempio abbiamo l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che è semivuoto. Potrebbe essere quella una ottima sede per trasferire il comando di compagnia dei carabinieri. Attraverso il trasferimento del comando di compagnia dei carabinieri a Piazza Plebiscito noi andiamo a rivitalizzare una parte importante del paese risolviamo il problema della caserma in maniera definitiva, confermando così al generale di brigata della Regione Basilicata la disponibilità di Pesticci di voler confermare e di dare rispetto quindi anche alle necessità che il comando di compagnia ha di carattere logistico. Al tempo stesso noi come comune andremo a incassare un fitto e quindi andremo a alimentare le casse comunali. Potremmo quindi spostare il tribunale in via Cantisano, lì dove sono stati realizzati i lavori, e l'Agenzia delle Entrate nell'ultimo piano di via Cantisano, perché risulta appunto eccessiva quella volumetria rispetto alle esigenze degli uffici giudiziari, e quindi trasferire in un unico complesso l'attività dell'ufficio delle entrate, che è spesso è strettamente legata appunto all'attività del tribunale, nel complesso di via Cantisano. E Palazzo Giannantonio potremmo fare nella parte bassa appunto il distretto sanitario di base e nella parte alta invece creare quell'ufficio della cultura, la biblioteca o una piccola pinacoteca nella quale appunto ospitare quadri o qualche anfora, qualche piccolo reperto che abbiamo come amministrazione comunale, come città di Pesticci, salvo poi la possibilità di poter ampliare anche attraverso convenzioni con il museo di Metaponto. Attraverso questa dislocazione noi andremo a risparmiare tanti soldi di fitto che non andremo più a pagare e non solo, e andremo a incassare anche nuovi fitti
che ci potrebbero derivare appunto sia dal distretto sanitario, dal fittare locali comunali al distretto sanitario, quindi dall'azienda sanitaria materana, che dal comando di compagnia dei carabinieri, che andrebbero a occupare una struttura comunale, quindi per questo ci pagherebbero, oltre a darci il servizio della sicurezza nella città, ci pagherebbero un fitto che entrerebbe ovviamente nelle casse comunali. Sono delle idee che mi auguro che vengano accolte dall'amministrazione comunale, con la quale, ripeto, fermo restando il fatto che io sono stato eletto all'opposizione e che in quanto tale conserverò questo ruolo fino alla fine del mandato, io sono pronto, e così come è accaduto anche in alcuni momenti del dibattito che si è sviluppato insieme al Consiglio Comunale, a non far mancare il mio voto a sostegno di questioni che ritengo di vadano appunto nella direzione del bene comune, nell'interesse della città. Abbiamo fatto operazioni di questo tipo anche per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, per quanto riguarda alcune questioni fondamentali, anche la indisponibilità a ricevere ancora rifiuti da Potenza. Abbiamo votato così anche rispetto alle problematiche, alla prospettiva di vedere occupato il territorio da un'iniziativa imprenditoriale che ci è stata un po' catapultata dall'alto, che è quella della Geogas Stock. Io voglio ricordare però all'amministrazione comunale che ad oggi è gravemente inadempiente rispetto a questa questione. Io dissi in Consiglio Comunale, e chiaramente poi ci fu una votazione unanime che andava in questa direzione, noi non diciamo né sì e né no, noi chiediamo ulteriori approfondimenti, e l'amministrazione comunale e il sindaco erano stati delegati dal Consiglio Comunale ad appurare, poi praticare questi ulteriori approfondimenti attraverso accordi, convenzioni, studi con il CNR o in subordine con l'Università di Basilicata. Beh, io devo registrare però che anche sotto questo aspetto l'amministrazione di Trani è gravemente inadempiente, poiché da ottobre, se non vado errato, che c'è stato il Consiglio Comunale, a oggi non risultano agli atti di questo Comune nessun tipo di convenzione, nessun tipo di resoconto, nessun tipo di attività volta a chiarire se effettivamente quell'attività di stoccaggio del gas, che peraltro io ho fatto personalmente in maniera privatistica e che risulta essere estremamente compatibile, poiché è un fenomeno assolutamente naturale che non comporta rischi per la popolazione né di carattere ambientale né di carattere di nessun tipo, per cui da questa attività potrebbero e potevano arrivare alle casse comunali 1 milione di euro. Ecco, non mi spiego come mai non ci sia stata la giusta attenzione rispetto a questo problema, che, ripeto, in maniera assolutamente asettica, senza pregiudizi né di un tipo né dell'altro, avremmo dovuto affrontare. Invece devo registrare che su questa questione l'amministrazione disattende un deliberato del Consiglio Comunale, la qualcosa, devo dire, è di una gravità inaudita, anche perché, ripeto, questa cosa comporta mancati introiti nelle casse comunali, oltre al dato politico e istituzionale che non va da sé, si legge nella direzione di un atto di imperio evidentemente del sindaco, di una trascuratezza o non so a quale addebito muovere nei confronti della mancata attivazione da parte del sindaco rispetto al deliberato del Consiglio Comunale, però va da sé che pensare di far perdere oggi con le ristrettezze economiche che ci sono e coi tempi di vacche magre 1 milione di euro da un bilancio, in un bilancio che di circa 12 milioni, insomma, mi sembra una cosa a dir poco grave, se non addirittura da irresponsabili. Per cui, come vedete, anche su queste questioni noi cerchiamo di dare la massima attenzione a che quanto viene deliberato poi venga effettivamente eseguito, perché il Consiglio delibera, ma l'amministrazione poi deve procedere e deve adempiere agli obblighi e a quanto deliberato dal Consiglio Comunale. E mi aspetto di avere a giorni ulteriori elementi per cercare di capire appunto che tipo di quali sono le intenzioni dell'amministrazione comunale rispetto a quella che potrebbe essere una risorsa, non soltanto in termini economici di entrate per l'amministrazione comunale, ma anche in termini di occupazione e di indotto per la gran mole di lavoro che deriverà da questa attività.
Un resoconto ampio, completo, che testimonia una presenza costante sulle problematiche da parte di FLI, che non ha fatto mancare le sue critiche e che quando è stato utile l'ha ritenuto opportuno, non si è sottratta dal votare favorevolmente alcuni provvedimenti. Nel complesso, però, dopo 9 mesi, qual è la valutazione sull'attività amministrativa svolta dal governo di Trani? Io ricordo che 9 mesi fa tutti i candidati sindaci convergevano intorno a una idea, cioè che Pisticci si trovasse in un momento, in una fase straordinaria e che avesse bisogno di decisioni altrettanto straordinarie per venire fuori da una situazione di difficoltà che non permetteva il rilancio di questo territorio. Allora, oggi cosa manca, se manca qualcosa, nell'attività di chi amministra per compiere questi passaggi ritenuti da tutti straordinari? Io credo che manchi innanzitutto la consapevolezza della straordinarietà dei tempi che stiamo vivendo. Manchi il monte della situazione. Parafrasando quello che sta accadendo a livello nazionale, io credo che l'amministrazione di Pisticci, si stia impegnando come può, alla meglio, alla meno peggio, per cercare di risolvere i problemi di ordinaria amministrazione che dovrebbero essere problemi risolti dalla macchina amministrativa. Vi lascio una riflessione. Negli ultimi 20 anni, forse anche di più, Pisticci è stata amministrata, eccezion fatta per la parentesi di 2 anni e mezzo dell'amministrazione Giannone e dei 2 anni e mezzo, 3 anni di Leone, per 15-16 anni Pisticci ha avuto guide di centrosinistra, amministrazioni tutte di centrosinistra. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che è evidente la mancanza di una classe dirigente che il centrosinistra non riesce ad esprimere a Pisticci e non la riesce ad esprimere perché non la ha, perché non l'ha avuta 20 anni fa e continua a non averla oggi. Di Trani, nei confronti della persona, nutro sentimenti, non lo conoscevo personalmente, però ho imparato a conoscerlo. Non nascondo sentimenti anche di simpatia o di stima rispetto alla persona o alla professione, come esercita la professione di medico. Però un conto è fare il medico, un conto è fare la politica. Avere la capacità di amministrare non è cosa da tutti. E non è cosa da tutti amministrare un comune complesso come quello di Pisticci. E credo che il centrosinistra abbia dimostrato ampiamente di avere tante brave persone, di avere tante persone per bene che votano, magari per condizionamenti ideologici, centrosinistra, ma di non avere una classe dirigente adeguata al numero di voti che prende e soprattutto ad amministrare la cosa pubblica. E di questo credo che ne siano ben consapevoli anche a Potenza. Non a caso, Pisticci, quest'area viene praticamente di fatto snobbata dalla classe dirigente regionale, dalla giunta regionale, dal presidente De Filippo che ho invitato recentemente attraverso una lettera aperta a venire a Pisticci. Anche perché probabilmente alcuni dirigenti del centro-sinistra sono andati a mendicare più carriere per loro che a tutelare e a portare istanze per il territorio. Ritornando alla domanda che mi facevi prima, cioè la straordinarietà, proprio perché io sono consapevole della straordinarietà dei tempi che viviamo e della straordinarietà dell'emergenza di Pisticci. Io dall'inizio non ho posto pregiudiziali politiche all'amministrazione di Trani. Prendendo atto che il risultato elettorale era quello, ho detto al sindaco, pubblicamente, in consiglio comunale, lo ripeto spesso, per quanto mi riguarda, risolvere i problemi della comunità, che lo faccia il sindaco di Trani piuttosto che la Zazzera, l'importante è risolvere i problemi. Per cui da parte mia ci sarà sempre la disponibilità a lottare, a dare contributi, a suggerire idee, possono essere ovviamente condivisibili o meno, ma sicuramente non mi risparmierò in qualsiasi momento per supportare l'attività dell'amministrazione comunale, a prescindere dal fatto che faccia opposizione. L'idea antica della opposizione a tutti i costi o antica e desueta, così come giustamente ci ricorda anche il presidente Fini, degli schieramenti di centrodestra, di centro-sinistra, oggi non vanno più di moda, non possono continuare a essere
questi stereotipi a condizionare l'attività politica, soprattutto quando poi questa attività viene svolta a livello amministrativo. Ma addirittura, voglio dire, noi saremo il 17 e il 18 marzo a Marina di Pietrasanta, dove celebreremo un congresso che sarà di fatto una sorta di svolta per Futura Libertà per l'Italia, non solo per Futura Libertà per l'Italia, ma per tutto il Terzo Polo e non soltanto per il Terzo Polo. Cioè, noi sanciremo una sorta di lista civica nazionale dove guarderemo con attenzione a tutti quanti, si diceva una volta, animati di buona volontà, hanno a cuore gli interessi del Paese, dei cittadini. Vogliamo riprendere in mano le redini della buona politica e scevri dai condizionamenti ideologici che appartengono al secolo passato e non più all'attualità dei nostri giorni, discutere e immaginare alleanze anche diverse rispetto a quelle tradizionali, purché si facciano delle intese programmatiche che vadano a riscattare il paese pisticci e il paese nazione rispetto ai tanti troppi problemi aperti. Noi abbiamo i giovani che sono la nuova emergenza di questa comunità nazionale per via del precariato, per via della disoccupazione, per via della impossibilità di potersi realizzare professionalmente, non soltanto professionalmente. Esiste un disagio sociale che deriva dalla impossibilità di sposarsi, di produrre figli, eccetera. Noi che apparteniamo alla sfera cattolica abbiamo e dobbiamo avere grandi sensibilità e grandi attenzioni anche e soprattutto nei confronti di queste categorie, che sono le nuove categorie deboli della società moderna, per cui scevri dai condizionamenti ideologici ma forti di valori di appartenenza dobbiamo trovare il coraggio di metterci in discussione e di trovare anche formule alternative rispetto a quelle tradizionali, ma lavorare finalmente per il bene comune e per riporre l'uomo al centro dell'azione politica. Per guardare in casa FLI, qualcosa anticipato sul prossimo congresso nazionale, un partito giovane si è strutturato a Pisticci di recente e ha puntato sui giovani, a Pisticci è opposizione, a livello nazionale è convinto sostenitore del governo Monti e punta forte sul messaggio del Terzo Polo. In Basilicata però sembra che le cose stiano diversamente. È una domanda che ogni tanto ritorna, però ha bisogno anche di aggiornamenti per capire a che punto siamo in Basilicata da parte di FLI e delle altre forze politiche per quanto riguarda la costituzione eventualmente del Terzo Polo. Credo che il Terzo Polo sia già superato come formula politica anche per le cose che dicevo prima. Stiamo vedendo cosa accade nella vicina Puglia, a Lecce piuttosto che a Bari con Emiliano o in altre realtà nazionali. Chiaramente la Basilicata fa parte dell'Italia, il FLI di Basilicata deve rispondere a FLI di Roma. La linea politica è una. Non ci interessano più gli schieramenti tradizionali. FLI non può, non deve, non sarà mai la ruota di scorta del PDL, di quello che rimane del PDL in Basilicata, anche perché parliamo del PDL che in Basilicata viene dato intorno al 10%. Non so se queste percentuali rispondono al vero, ma quello che mi interessa è che non possiamo pensare di rimanere condannati a perdere per logiche perverse che abbiamo già verificato storicamente come dato politico. Quello che ci interessa è di trovare convergenza sulle questioni, sui problemi da risolvere e su come risolverli. Se questa convergenza la troviamo con l'UDC, con l'API, con parte del Partito Democratico, se il Presidente De Filippo accettasse il mio invito, così come ritengo che accetterà, e viene a Pisticci e scopre una realtà che probabilmente non gli era stata rappresentata in maniera chiara dai vertici del suo partito o dai rappresentanti, da quei tanti amministratori che si sono succeduti dal 1993 ad oggi, tutti di centro-sinistra, che hanno portato al disastro, all'abbandono questa comunità, e scopre questa realtà e si rende conto che le azioni politiche regionali hanno bisogno di maggiore attenzione nei confronti di questo territorio, che l'ospedale di Tinghi ha bisogno di essere rilanciato,
non chiuso, perché quello che hanno fatto la settimana scorsa a Potenza, con la presenza, alla presenza del Cardinale Bertoni, che è venuto ad inaugurare il padiglione dell'ospedale San Carlo per, di pediatria, attraverso la convenzione della Cattolica, era una mia idea che avrei voluto portare anche qui nell'ospedale di Pisticci, perché non allargare ad altri reparti diffusi sul territorio regionale questo tipo di attività che vengono concentrate, capisco, per ragioni demografiche. Ma la Basilicata vive anche una, come dire, una particolarità e una peculiarità orografica di territorio complesso, per cui l'ospedale di Tinchi. Allora parliamo, che cosa vogliamo fare? Se De Filippo mi dice che l'ospedale lo rivalorizziamo, lo ristrutturiamo, se finalmente facciamo partire la pista Mattei per dare impulso allo sviluppo turistico dell'area, se finalmente risolviamo i problemi legati alle agroenergie, all'agricoltura, all'occupazione per i giovani, se ci fa sentire la vicinanza della giunta regionale rispetto ai problemi legati agli uffici giudiziari, eccetera. Io non ho problemi a confrontarmi politicamente con De Filippo o con chi per lui. L'importante è risolvere i problemi della gente. La gente in questo è molto più avanti anche rispetto ai partiti politici, perché guarda al sodo, al concreto, a chi ha la capacità di farsi interprete e di risolvere i problemi di una comunità. Questi devono essere premiati, i partiti lasciamoli ai soloni della politica che oramai hanno fatto il tempo che hanno fatto. Insomma.